problema della gestione dei sedimenti nella manutenzione nei canali e nei corsi d'acqua è stato al centro di un convegno organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura nell'ambito dell'edizione 2021 di Remtec Expo che si è tenuto a Ferrara Fiere. Un tema tecnico, quello dell'espurgo dei canali, che, anche se indirettamente, oltre allo stesso ente di Borgo Leoni, coinvolge anche i cittadini. Oggi abbiamo cercato di porre un tema strategico per il futuro anche del nostro territorio, soprattutto per la sicurezza dei cittadini e delle imprese. La possibilità da parte del Consorzio di Bonifica di garantire le manutenzioni alle opere e ai canali di scolo. Questo è un aspetto fondamentale. È evidente che purtroppo la burocrazia in questi anni ha messo vincoli e lacciuoli e ha messo il consorzio di fronte al fatto compiuto, cioè di non poter operare con le tempistiche adeguate, idonee, perché purtroppo la gran parte dei nostri interventi sono condizionati da una preliminare valutazione sullo stato di salute dei terreni. Ma è del tutto evidente che ci sono delle condizioni diffuse nel nostro territorio, proprio anche legate alla tipologia, ai sedimenti, che non sono legate appunto a problemi di inquinamento, ma sono proprio intrinseche al nostro suolo. Penso ad esempio al tema degli idrocarburi. Un terreno che viene considerato inquinato da idrocarburi non può essere posizionato al lato sponda, quindi aumentando di gran lunga le procedure e i costi che il consorzio di bonifica deve sostenere. La traduco con un fatto concreto: è chiaro che i terreni torbosi hanno idrocarburi perché sono terreni giovani, fertili, dove naturalmente si produce gas metano che in qualche modo noi ritroviamo all'interno di questi terreni. Bene, noi anziché dover operare per depositare il lato sponda dovremmo mandarli in discarica con dei costi enormi e insostenibili. Questo fa sì che rallentiamo l'operatività del consorzio e in un qualche modo rallentiamo e rendiamo meno efficace la nostra attività di protezione civile legata alla sicurezza idraulica. Immaginiamo 4.000 km di sponda di canale del nostro consorzio, immaginiamo di doverli manutentare, espurgare, immaginiamo di trovare delle analisi che al 50% sono analisi con sforamenti di DDT, quando il DDT non è più utilizzato nel nostro territorio da 40 anni, ne paghiamo ancora le conseguenze, o idrocarburici maggiori di 12 quando siamo in zone totalmente isolate dai centri abitati e dai piccoli e grandi insediamenti industriali. Questo è un problema che non riusciamo ad affrontare se non limitando il nostro lavoro, trovando delle alternative che non sono ottimali. Un interimento del canale ha un peso fondamentale insieme a tante variabili come l'allerta meteo e condizioni per cui meteorologiche sfavorevoli nell'inondazione delle nostre campagne, quando il canale, che non ha la pulizia adeguata, non è più in grado di affrontare il flusso d'acqua giusto e potrebbe inondare completamente le campagne. Un tema, quello dei sedimenti, dei corsi d'acqua, che vede in prima linea anche l'autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Il sedimento non è un rifiuto, è parte inorganica e che costituisce anche l'habitat di tutti gli organismi che vivono all'interno del fiume e hanno un ruolo molto importante, quindi a parte dal punto di vista biologico ed ecologico, hanno un ruolo anche dal punto di vista nel corso dei processi alluvionali. Un corso d'acqua in cui non ci fossero i sedimenti o c'è un deficit di sedimenti è un corso d'acqua che è sicuramente più pericoloso di un corso d'acqua invece in cui il trasporto solido è in equilibrio rispetto alle portate liquide. Dal grande fiume al Secchia, per la gestione dei sedimenti nella difesa idraulica un ruolo importante è anche quello dell'AIPO, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po. Sono stati illustrati questi due esempi, in particolare appunto uno in Emilia in corrispondenza della Cassa di Espansione del Secchia, quindi siamo tra le province di Modena e Reggio Emilia, e l'altro in provincia di Mantova, quindi lungo il fiume Po, in corrispondenza della curva tra Verevere e Ostiglia. Sono due interventi esemplificativi in quanto la gestione dei sedimenti
diciamo in esubero, in corrispondenza di questi due interventi, ha una finalità sia di miglioramento della sicurezza idraulica, ma anche di riqualificazione morfologica e di, diciamo in qualche modo, di recupero di naturalità dei due corsi d'acqua in corrispondenza dei due interventi. Non solo appunto per gli aspetti legati al miglioramento della sicurezza idraulica e di riqualificazione morfologica, ma anche di miglioramento della navigabilità del corso d'acqua del fiume Po. Il grande fiume è un corso d'acqua naturale, quindi parliamo di un reticolo idrografico naturale e che quindi i processi sono governati da fenomeni naturali. Viceversa, i canali di bonifica sono manufatti, realizzati dagli uomini, che hanno la duplice finalità di drenare e rendere abitabili e coltivabili dei territori, e quindi devono garantire delle sezioni utili sempre efficaci per garantire le finalità per i quali sono stati costruiti. Il reticolo idrografico non è un oggetto dal quale necessariamente ci si deve difendere, è anche un luogo ricreativo e quindi bisogna considerare nella sua gestione anche questo aspetto ricreativo nonché naturalistico. Un convegno che aveva come obiettivo quello di aprire un tavolo di confronto e per trovare soluzioni normative. Un tavolo di confronto che possa venirci incontro quando il nostro DDT è un DDT storico e quando la legge ci ferma nella lavorazione di un canale, quando se ci giriamo a destra e a sinistra troviamo un terreno agricolo che supponiamo abbia la stessa tipologia di terra e vediamo delle coltivazioni. Per cui la domanda è: perché a noi tutte queste criticità per un DDT che non viene più irrorato sulle piante, ma che il terreno purtroppo ha e ci portiamo avanti chissà per quanti anni ancora, e i campi sono comunque coltivati? Questi interventi, che ovviamente riguardano la movimentazione ma anche l'asportazione di sedimenti fluviali, devono avere ovviamente una forte attenzione anche rispetto a quella che è la normativa cosiddetta delle terre rocce da scavo, quindi il decreto 152 ma anche il DPR 120 del 2017. Quindi questo materiale deve essere caratterizzato, diciamo, dal punto di vista chimico e per essere, diciamo, riutilizzato o comunque movimentato deve essere in qualche modo dimostrato che non sia un rifiuto. L'attività di spurgo dei canali è fondamentale per garantire la sicurezza idraulica del territorio, ma allo stesso tempo non è un'attività semplice da svolgere in concreta applicazione della normativa vigente. Faccio un esempio molto banale. Le analisi che il consorzio di bonifica fa ogni volta prima degli interventi di scavo programmati molto spesso danno dei risultati che vedono sforare DDT e idrocarburi oltre i limiti della norma. Questo fa sì che poi le risultanze degli scavi non possano essere disperse sui terreni agricoli. A questo punto fanno ulteriori indagini per spargerle sulle pertinenze, ma purtroppo a Ferrara di pertinenze ne abbiamo pochissime, alcune zone del Mezzano e alcuni altri canali. Morale: alla fine molto spesso gli interventi si fanno in alveo dove sono consentiti, ma l'efficacia e la durata è assolutamente limitatissima e quindi anche il dispendio di risorse aumenta. E la sfida di oggi è davvero un tavolo di confronto anche con altre realtà territoriali italiane che siano riusciti a risolvere il problema, comunque sedere tutti attorno a un tavolo per costruire soluzioni metodologiche che consentano di fare gli scavi senza mettere in contrapposizione la salute pubblica con la sicurezza del territorio e delle persone che ci abitano. ARPAE è da diverso tempo ormai impegnata nell'avviare dei tavoli di confronto con coloro che propongono gli interventi, le modifiche del territorio. Io credo che sia questo dei tavoli di confronto sia un tema assolutamente importante. Si sta ragionando anche a livello regionale di introdurre ciò che dei recenti decreti dello Stato hanno introdotto per determinate tipologie di intervento di impianto, uno strumento che si chiama interpello ambientale, e quindi avere la possibilità di affrontare su dei tavoli congiunti autorità ambientali, pubblica amministrazione e soggetti gestori quali possono essere le strade per, fatemelo dire in questi termini, per mettere coi piedi per terra i progetti, e saremo fortemente impegnati nella messa a terra dei progetti con la transizione ecologica che il Paese deve affrontare.
il tema dei sedimenti è uno di quei temi che richiede questa integrazione e questa capacità di confronto, perché è fondamentale per la sicurezza nei nostri territori, gestire i sedimenti nella maniera più adeguata possibile, ma è importante anche per l'ambiente, perché il ripristino del trasporto solido nei nostri corsi d'acqua vuol dire anche migliorare la qualità dell'ambiente. Allora sono tanti interessi che devono convergere e trovare un punto di sintesi. Io credo che ARPAE abbia anche questo ruolo, aiutare a trovare i punti di sintesi. Da una parte la tutela ambientale, dall'altra la sicurezza idraulica, in mezzo il consorzio di bonifica che deve prendere decisioni. Noi abbiamo cercato di mandare come messaggio oggi un tema molto chiaro: bisogna snellire la materia amministrativa, bisogna dare ai consorzi di bonifica degli strumenti più agili, perché di fronte abbiamo il tema dei cambiamenti climatici. L'abbiamo visto recentemente, nel comune di Argenta sono precipitati 100 mm di pioggia in un'ora e mezza, praticamente un sesto della pioggia di 365 giorni è caduta in un'ora e mezza. Noi abbiamo bisogno che la nostra rete infrastrutturale, quella del consorzio di bonifica, sia nelle condizioni di essere resiliente, cioè di sapersi adattare ai cambiamenti climatici e di portare via l'acqua per mettere in sicurezza i cittadini. Servono quindi procedure snelle, dobbiamo limitare i costi, perché più bassi sono i costi, più saranno gli interventi che riusciamo a fare di manutenzione. La nostra è una rete immensa, 4200 km, se per ogni intervento dobbiamo perdere mesi e mesi in burocrazia, chiaramente rischiamo davvero di mettere i cittadini di fronte al fatto compiuto e purtroppo magari ci troviamo gli scantinati allagati o le campagne sommerse dall'acqua. Questo è un messaggio, devo dire che oggi abbiamo raccolto una grande disponibilità. È quello che noi vogliamo fare, fare il nostro mestiere, fatecelo fare, mettere in sicurezza il territorio, questo è il compito del consorzio di bonifica, servono però norme adeguate alle sfide del futuro.